Esattamente quello che dico nel titolo. È proprio accaduto questo. Ho investito in una startup innovativa. Per chi mi segue assiduamente lo sa già, visto che ha visto l'intervista di recente pubblicazione, dove avevo annunciato appunto che avrei fatto questo investimento ed effettivamente ho preso questa fatidica decisione che si allontana parecchi anni luce dalla mia strategia di investimento. In questo video ti dico come mai ci ho investito e ovviamente dove ho investito. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario IF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, il libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore incallito e consapevole. Lo trovate sia in formato cartaceo che in formato Kindle. Lo sapete quasi più di me. Per quanto mi riguarda, vado a scegliere principalmente aziende che danno flussi di cassa continui ed in crescita o generino un flusso di cassa con magari delle opzioni che io vado a fare. Ma qui la storia è completamente diversa. Gli investimenti in startup innovative sono poco liquidi, la vendita delle quote può essere alquanto complessa e c'è la possibilità di fallimento e soprattutto nei primi anni i dividendi non li vedi neanche col cannocchiale. Perché? Perché ovviamente si investe tutto quello che l'azienda guadagna nel business per la propria crescita. E allora che è successo? Così come fa Warren Buffett, ed io sono ovviamente lungi dall'essere lui, sia chiaro, il management per me ricopre un ruolo fondamentale in un'azienda. Buffett attribuisce grandissima importanza alla trasparenza. Dopotutto ogni azienda commette errori, ma solo quelle che rilevano e rivelano i propri errori ai propri investitori sono degne della fiducia di un azionista ed inoltre cerca aziende che prendano decisioni strategiche e innovative, piuttosto che imitare le tattiche di quella o di quell'altra azienda. Nella mia analisi personale, nella mia testa e anche nel mio cuore, queste cose sono incontrate ed incastrate nella professionalità di Domenico D'Oronzo. Una volta il suo canale si chiamava Vivere di Dividendi, appunto lo trovate qui su YouTube, e ora si chiama invece Officine Investimenti, e ha proprio investito nella sua New It. Cos'è New It? È una startup innovativa che investe nelle piccole e medie imprese e startup italiane con grandi potenzialità. Il progetto, secondo quello che l'Incipit sul proprio sito, è nato per creare valore per gli investitori tramite investimenti nel mercato finanziario o diretti alle imprese che sviluppano un modello innovativo che combinino un'analisi quantitativa e qualitativa e ha l'obiettivo principale di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, appunto nell'ambito degli investimenti e della finanza. Algoritmi di tipo innovativo in grado di analizzare la meritevolezza degli investimenti finanziari, di comporre e valutare i portafogli utilizzando le nuove tecnologie come Big Data, AI, intelligenza artificiale e machine learning e blockchain. Gli algoritmi di New It vengono sviluppati anche tramite un'attività diretta di investimento con la finalità di test, monitoraggio e miglioramento continuo. Ora ovviamente qui le parole sono tutte belle, ma per i fatti in una startup bisogna attendere anni e la conoscenza personale mia di Domenico e di Daniele, suo socio, e della loro eticità e professionalità mi ha fatto prendere questo importante step, questa importante decisione che è molto particolare e molto diversa da quello che sono io. Sono entrato con una singola quota, ma magari nel terzo round di investimento che si terrà fra novembre e dicembre del 2023 ci metterò più di un gettone. Al momento non me lo potevo permettere. Se tra l'altro fra di voi ci sono persone che sono più esperte in questo ambito e che hanno valutato in passato investimenti in questo tipologia appunto di investimenti come le startup innovative, la piattaforma che lo sta svolgendo questo crowdfunding è We Are Starting, e vi lascio magari il link in descrizione nel caso voleste andare a darci un'occhiata sia alla piattaforma in generale o nell'investimento New It. Ovviamente questo investimento è una percentuale minima del mio portafoglio generale, ma dal piccolo possono nascere grandi performance. Mi raccomando, ovviamente non prendete questo video come un consiglio ad investire in equity crowdfunding o in qualsiasi tipologia di investimento ad alto rischio e a poca liquidità, ma sono un ulteriore tassello nel mio percorso di crescita personale finanziaria. Fate poi voi le vostre opportune valutazioni in base alla vostra situazione personale. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi del mio ultimo investimento, se hai mai pensato di investire in startup innovative, se avevi valutato New It o se sei già un suo investitore o se non la conoscevi proprio. E se vuoi usare Via Starting, come ti ho detto prima, per questo o per altre raccolte trovi il link qui sotto nella descrizione. Se questo video è stato di tuo compiacimento e gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere qui sulla piattaforma. A te, come sempre, costa un attimino del tuo tempo, ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo pubblicato appunto
successivamente a questo video. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!